tutto sembra ruotare attorno al rapporto tra Prato e Foffo e alle dinamiche che li hanno portati a incontrarsi e ad essere assieme il giorno della morte di Varani. Per indagare questa relazione, il pubblico ministero decide di affidarsi a una consulente, la criminologa Flaminia Bolzan. Il mio lavoro consisteva nell'effettuare un'analisi psicologica della scena del crimine e quindi analizzare i luoghi per trarre delle inferenze relative al modo di funzionare delle persone che si erano mosse all'interno di quella scena. Abbiamo da una parte Manuel Foffo, che è un assuntore di cocaina, tant'è che effettivamente insieme a Prato in quei giorni ne snifferanno moltissima. E dall'altra parte invece c'è una persona che è dichiaratamente e ostentatamente omosessuale, che è attratta da soggetti eterosessuali, che assume comunque una serie di sostanze, la cui personalità è caratterizzata da una serie di perversioni di carattere sessuale, e a un certo punto queste due personalità si incontrano. È quasi l'alba del 4 marzo 2016. Marco Prato e Manuel Foffo sono al terzo giorno consecutivo di eccessi basati su cocaina e alcol. È in questo momento che i due decidono di uscire di casa per fare un giro in auto per il centro di Roma. Ma alla ricerca di cosa? Dopodiché voi che fate? Continuate ad andare a dormire oppure... No, continuiamo a chiacchierare, a drogarci e a un certo punto, insomma, decidiamo. Io avevo sempre, perché mi piaceva intervenire in una terza persona, andiamo a cercare una marchetta. Quindi uscite? Usciamo di casa.